Toro scatenato o nuovo Toro Paradiso? Oggi pomeriggio allo Stadio Comunale entrambi i titoli sono giustificati questa volta. D'altronde gol spettacolari come quelli di Capitan Bianchi, di Leon, di Pia e di Gasbaroni non si vedono nemmeno in Champions League. Ma oltre ai sontuosi gesti tecnici, il Toro ha espresso grande agonismo, organizzazione tattica e spirito di squadra, meritandosi tanti applausi e cori di incitamento da parte del pubblico. La sfida con i mani e mani sancisce l'inizio della girone di ritorno e il ritorno di Colantuono. Dopo il minuto di silenzio per le vittime di Haiti, al terzo punizione di Leon, respinta dalla difesa toscana, a conclusione di Gorbosov a lato di poco. Al settimo Caldeone attento sul tiro di Consonni. Al dodicesimo Leo Di Meno sull'appoggio di testa un po' avventuroso di Rivalta, ma il tentativo toscano è vanificato dal fallo commesso da Pickelman a centrare a suo Gbon. Alla diciannovesima Gasbaroni da sinistra innesca Bianchi, che cerca di sorprendere il portiere toscano Cerbis sul primo palo, ma il pallone termina di poco a lato. Il Toro al pieno possesso della partita e sviluppa ottime trame di gioco, ma all'improvviso al minuto 24 il grossetto una fiammata e sull'apertura di Vito Francesco e l'assist di Caobbio, il lobo velenoso di Pickelman è assolutamente imparabile per Calderoni. Toro 0, grossetto 1. Il Toro però reagisce con lucida determinazione e 5 minuti dopo confeziona un gol da cineteca del calcio. L'assist è di Manolo Pestrin e il capitano Orlando Bianchi inventa un gol da autentico fuoriclasse qual è. Toro 1, grossetto 1, applausi a scena aperta per Orlando, soffocato dall'entusiasmo di tutta la panchina. Al minuto 43 Piassi guadagna la punizione dai 25 metri che Leon trasforma con un altro gioiello, anch'esso da consegnare alla cineteca del calcio. Anche per l'onduegno la piramide umana della panchina e l'ovazione di tutto lo stadio. Il Toro cerca anche il terzo gol con Pia, ma il suo pallonetto non inquadra lo specchio. E il primo tempo si conclude 2-1 per il Toro. E nel secondo il Toro continua l'assalto alla porta toscana, ci prova dalla distanza Manolo Pestrin, che dopo una sola partita è già un idolo per i tifosi. Al minuto 14 scocca il momento del primo gol granata di Pia. Un gol da brasiliano, triangola con Gasbaroni, penetra palla al piede, elude Conte e beffa Cerbis con un colpo sotto. 3-1 e pubblico granata entusiasta. Alla 19esima l'arbitro Giannocchio prima munisce Loia, diffidato come Robine Salterà Empoli, che non condivide, e subito dopo espelle per proteste Consonni. E alta al 20esimo la punizione di Vito Francesco, e invece sulla traversa quella di Gorbosov. E invece gol è un gol da cineteca, un altro, quello di Gasbaroni, che vale il 4-1. Primo gol in granata di Andrea, e che gol! 15 minuti di gloria per il giovane D'Ambrosio e 10 per Bottone. A 8 dalla fine espulso Loia, che deve fermare così Alfa Gheme. Al minuto 40 standing ovation per Bianchi, che lascia il posto ad Arma alla fascia rivalta. Anche Arma vorrebbe segnare e ci va vicinissimo con questo bellissimo pallonetto. Ma finisce 4-1, in questa vittoria il Toro scala classifica, scavalca Vincenza e Gallipoli, si porta a meno 3 dalla zona playoff. Prossimo impegno venerdì sera ad Empoli.